Ciao a tutti, oggi siamo qua sul passo del Sempione insieme a Simone che sta appellando. Oggi andiamo a fare una vetta dal nome quasi impronunciabile, la Straff an Alon. Più o meno ci siamo, poi scriverò il nome corretto del video. Olè! Siamo giunti a delle prime indicazioni per lo Spitz Orli, 1:50, proseguiamo, vetta è là e si prosegue. Giunti a questo punto, ora inizieremo a puntare al passo, poi faremo tutta la cresta e arriveremo in cima alla nostra vetta. Sta là e olè. Simo si soffia il naso. Ale duro. Abbiamo raggiunto il passo, adesso abbiamo lasciato giù gli sci, super Simo, e ora sì, si va per la crestina. Ale, siamo arrivati in cima, Straffelgrat, che bel nome di vetta. E adesso, visto che c'è tempo, andiamo a fare quella là, che si chiama, anche questo bellissimo nome, Spitz Orli. Abbiamo raggiunto il passo, ora stiamo valutando se mettere o meno gli sci. Dovremmo fare un traverso per piegare e arrivare in cima là. Adesso vediamo se spellare, scendere un po' o tenerli ancora appellati e piegare per il traverso. Visto che non sono nemmeno 100 metri di discesa, abbiamo caricato le sci in spalla e ora inizieremo ad andare a valle per poi iniziare la nuova risalita. Le indicazioni per la Spitz Orli. Ecco qua. Ora risaliremo questa montagna e poi scenderemo dalla pala. Eccoci qua, siamo arrivati finalmente in vetta alla Spitz Orli! E ora Simo, cosa facciamo? Ci proviamo a scendere? Sì, se non ci porta via il vento! Vale duro!